Ciao a tutti, qui è Max di Unirotarologia e inauguro questa nuova rubrica che ho intitolato Ritratti tarologici di personaggi famosi. In pratica vado a fare delle estrazioni di tarocchi per provare a mettere a fuoco le caratteristiche di un determinato personaggio o eventualmente anche di situazioni storiche o di attualità che stiamo vivendo. Questa prima estrazione l'ho fatta pensando al personaggio di Maradona e quindi la domanda che ho fatto ai tarocchi è che tipo era Maradona? Osserviamo queste tre lame. Qui abbiamo il sei di denari che ci parla di bellezza e di armonia. Bellezza ed armonia che contraddistinguevano il gioco del calcio, lo stile di gioco di Maradona. E infatti questi sei denari, oltre a ricordarmi dei palloni, quindi palloni d'oro che Maradona riusciva a toccare. Eh, nel senso di riuscire a trasformare ogni sua giocata in palloni d'oro, ma i denari parlano anche di sensorialità, di sensazione, di corpo, e quindi esprime la padronanza che Maradona aveva del suo corpo, trasformandolo in un vero e proprio veicolo di bellezza e di armonia. Questa bellezza sembra essere ispirata da questa regina di coppe. La regina di coppe possiamo vederla come la, femmi la parte femminile di Maradona, la sua anima in termini junghiani e questa componente femminile, quindi legata all'armonia e alla bellezza, sembra riversare su questi denari questa coppa, coppa come trionfo, come tutte le coppe che Maradona avrebbe vinto nella sua vita, ma anche come sentimento che Maradona riusciva ad infondere all'interno del suo stile di gioco. Infine, qui abbiamo l'otto di spade. Otto di spade invocano la perfezione. Io qui ci ho visto uno stadio uno stadio al centro del quale c'è Maradona come un fiore, quindi la spontaneità e di nuovo la naturalezza del gioco di Maradona. Per lui giocare era veramente come respirare. Però vedete anche che queste spade sembrano costringere questo povero piccolo fiore a dire che Maradona nella sua vita avrebbe sempre subito la durezza e l'asprezza dei giudizi. Sapete che i grandi campioni sollevano sempre polemiche o giudizi negativi nel momento in cui abbassano le proprie performance di gioco e quindi queste spade quindi legate al pensiero sembrano stritolare il povero Maradona il quale in effetti andò in crisi più volte a causa del fatto che eh, i vari commentatori sportivi ne dissessero di peste corna di lui e del suo stile di gioco bene spero che questa prima puntata vi sia piaciuta vi aspetto per un'altra piccola puntata di ritratti tarologici di personaggi famosi.